Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Giuseppe Conte e la sua idea. Taglio dell'IVA per chi usa moneta elettronica, cioè per chi usa il bancomat o la carta di credito. Quindi il Presidente del Consiglio torna a parlare del taglio dell'IVA per rilanciare i consumi, ma per rilanciare i consumi in realtà bisognerebbe fare in modo che le aziende non falliscano, però lo Stato come può fare che le aziende non falliscano? Può fare ben, ben poco. È arrivata adesso la notizia del fallimento di una grande catena, americana di ristoranti in franchising, e quindi, Wendy's è fallita, ci sono stato parecchie volte, e quindi ha filiali in tutto il mondo, lasciando a casa 80.000 dipendenti. Quindi sapete che cosa vi dico? Che tagliare l'IVA per rilanciare i consumi è un po' come una foglia di fico, non serve realmente a niente perché non rilanci proprio nulla, nulla, proprio nulla. Perché manca proprio la domanda, non è che manca l'offerta, manca la domanda. Quindi la gente che non ha lavoro, che ha perso il lavoro, che sta perdendo il lavoro, che pensa di perderlo, non ha soldi da spendere. Dice, ma adesso c'è il taglio dell'IVA, se pago con il bancomat, pensa un po', c'è il taglio dell'IVA. Ma per pagare con il bancomat devi avere i soldi in banca e devi avere un lavoro. Quindi va bene, i governi non possono fare molto per aiutare l'economia, possono fare qualcosa, ma non realmente quello che gli piacerebbe. Quindi, però, lui Conte crede che e dice che l'ipotesi su cui si può anche ragionevolmente lavorare, dice Conte, a mio avviso, è quella di mettere insieme due istanze, dando una scossa ai consumi attraverso un possibile sgravio dell'IVA per chi ricorre alla moneta elettronica. Ma secondo me non c'è nessuna scossa. L'idea magari è anche quella di recuperare evasione fiscale, qualcosa può recuperare, ma l'evasore fiscale vi dice: guarda, questo costa 100, se vuoi la fattura ti faccio 100 più IVA. Ma io c'ho, se pago con il bancomat, c'ho uno sgravio sull'IVA, al posto mi fanno pagare solo l'8% di IVA. Sì, però se io non ti faccio la fattura, tu l'IVA non la paghi proprio. Capito quali sono gli argomenti dell'evasore fiscale? L'argomento principe dell'evasore fiscale è che l'IVA non c'è proprio. Non è che c'è uno sgravio, l'IVA non c'è proprio se paghi in nero. Quindi lì hai un vantaggio totale, ovviamente. Quindi, secondo Conte, in sostanza si tratterebbe di un premio con due finalità: abbassare i prezzi dei beni di consumo e servizi e renderli così più appetibili. Ma secondo voi, se un paio di scarpe costa 100 con IVA e diventa 97,5 con IVA, secondo voi risulta molto più interessante e correte prima che vi scappa l'occasione? Tu per comprare il paio di scarpe a 97,5 o a 100 devi sempre avere i 100 euro. Poi dice, beh, risparmio 2,5 euro, mi ci compro un cappuccino al bar lo stesso giorno. Però tu devi avere sempre la disponibilità tra i 97 e i 100 euro. E per avere quella disponibilità devi avere un lavoro o dei risparmi. O comunque dei risparmi e un lavoro che ti garantisca di continuare a risparmiare. Quindi questo premio, sinceramente, che incentivi i consumi, qualcosa realmente fa, però stiamo parlando di qualcosa, che quel qualcosa non è evidentemente quantificabile con una previsione esatta. Ma secondo Conte, invece, è un meccanismo incentivante che combina l'esigenza di rilanciare sì la domanda, ma insieme anche di modernizzare il paese, di incentivare i pagamenti digitali. E quindi anche quella prospettiva per cui tutti paghino le tasse perché tutti possono pagare meno. Beh, questo è il mantra, quello che hanno detto tutti i governi della Repubblica Italiana che sono succeduti. Tutti hanno detto,
tutti, pagare tutti per pagare meno. Che belle parole, belle queste parole. Però si scontrano con la realtà, che non è questa. Non si paga tutti per pagare meno. Pagano una certa quantità di persone e una certa evade tranquillamente le tasse. Ci sono evasori totali, evasori quasi totali. Ci sono esercenti che dichiarano, alcuni che dichiarano, per esempio, gioiellieri, mi è rimasta impressa questa cosa, molti gioiellieri che dichiarano meno dei loro, cioè il loro guadagno annuale è inferiore al loro dipendente della gioielleria. Capite l'assurdità? Capite l'assurdità, no? Il gioielliere, proprietario del negozio, dichiara che in un anno guadagna meno dei suoi dipendenti. Ecco. Capite che è assolutamente illogico? Non ha senso? Vabbè, naturalmente non tutti, eh. Certamente, ovviamente, si parla sempre di una parte di, una parte di. Stiamo ben attenti a queste cose. E così lui dice che è un'ipotesi quella di valutare interventi sul lato della domanda, dice, attraverso un possibile sgravio dell'IVA a introdurre misure premiali per incentivare l'utilizzo di pagamenti digitali attraverso meccanismi di cashback sul taglio dell'IVA. Dunque stiamo valutando, ma è emersa anche la necessità di riproporre un meccanismo di cashback su cui il governo aveva già lavorato in occasione della passata legge di bilancio, con il cosiddetto bonus Befana. Voi pagate tot in un anno e alla Befana vi torna indietro un bel bonus. Certo, sono tutte cose. Attenzione, sono tutte cose che vanno bene queste, eh? Attenzione, io credo assolutamente che queste cose proposte siano intelligenti e interessanti. Spingere a pagare in maniera elettronica quasi tutto. Io personalmente pago quasi tutto col bancomat, ovviamente non puoi pagare il caffè col bancomat, il cappuccino col bancomat o comprare una roba da 1 euro col bancomat, ecco. Però tutto il resto io per esempio lo pago col bancomat. Ovviamente tutti questi bonus Befana, queste cose che dice Conte vanno bene, ma pensare che da qui, che queste cose possano dare una scossa all'economia, questo non è vero. Caro Conte, parla con degli economisti. Attenzione che nessuno nasce imparato, eh. Non si possono essere definire tutti economisti perché hanno il conto corrente in banca, allora tutti possono essere degli economisti. L'economista è una professione, sono degli studi di economia, congiunti all'esperienza. Quindi forse sarebbe meglio per Conte che qualche economista gli dicesse di sua fiducia, dice: guarda Conte, va bene, queste cose vanno bene, ma non pensare che vai a eliminare l'evasione fiscale o vai a dare una scossa all'economia. O forse magari Conte lo sa perfettamente che è così, però vuol far vedere che lui tutti i giorni sta pensando e lavorando per il bene del paese. E c'è anche da dire che probabilmente oltre queste cose, il bonus dell'IVA, realmente un presidente del Consiglio, come vi dicevo all'inizio del video, realmente non può fare rinascere l'economia quando le aziende non hanno clienti, non hanno acquirenti. Questo è il fatto. Probabilmente lo sa perfettamente, però non può farci nulla. Così l'idea del cashback ribattezzato bonus Befana dello stesso Conte consiste nella restituzione a gennaio, da qui il riferimento alla Befana, di una quota della spesa tracciabile, ovvero elettronica, fatta l'anno prima. Il cashback, nelle intenzioni del governo, dovrebbe scattare nel 2021 e permetterà di recuperare una quota tra il 2 e il 4%, con un tetto massimo ipotizzato a suo tempo di 250 euro degli acquisti fatti con carte e bancomat. Certo che ponere il tetto massimo non è propriamente un grande incentivo, eh. Tutto l'anno tu stai a pensare: adesso sto recuperando 18 centesimi, ieri ho recuperato 0,31 centesimi. Alla fine dell'anno mi tornano 250 euro. Non credo che la gente stia lì tutto il giorno a pensare a pagare col bancomat per avere a fine anno massimo 250 euro. Se non avessero posto un limite,
forse diventava interessante. Diciamo, vediamo quest'anno quanto riesco a recuperare pagando tutto col bancomat, ma se hai un tetto di 250 euro, questo incentivo si va a vanificare, perde di importanza. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.